Buongiorno a tutti ragazzi, ecco qui una sintesi del periodo barocco musicale da studiare per i primi di ottobre. Ecco, allora vedete come titolo abbiamo Pensiero Bizzarro, stiamo parlando del capitolo dedicato al barocco del libro Soundcheck editore Raffaello. Questo 600, questa prima metà anche del 700, è un periodo, come potete leggere, di vari sconvolgimenti attraverso la frammentazione di tanti stati. Il termine barocco, come vedete, deriva da barroco, dal portoghese, indica una perla non perfettamente sferica di grosse dimensioni, bizzarra, ma di grande valore. Com'è bizzarro questo dipinto del famoso Arcimboldo? Vedete che è un vaso di frutta e di verdura che rovesciandolo diventa un volto. Si cerca perciò di stupire. Abbiamo grandi, grandi conquiste dal punto di vista proprio artistico, soprattutto dal punto di vista musicale, cioè le innovazioni musicali, nuove forme, nuovi strumenti musicali. Cominciamo con la Camerata Fiorentina o la Camerata Bardi, cioè un gruppo di filosofi, artisti, intellettuali, musicisti, poeti che decidono insieme, grazie alla famiglia Bardi, di ricostituire il teatro greco però attraverso la musica. Ecco che musicisti come Jacopo Peri, Giulio Caccini, Emilio De Cavalieri e Vincenzo Galilei, padre del più noto Galileo, lo scienziato, scrivono questi primi esperimenti, cioè vere e proprie opere che raccontano una storia dove ci sono costumi, dove più avanti verranno anche aggiunti i balletti. C'è un librettista che scrive il testo. C'è un'introduzione, ci sono dei recitativi, cioè delle narrazioni, l'aria e il concertato. Qui abbiamo un box dedicato alle voci dei controtenori e dei sopranisti e iniziamo a parlare dell'opera Venezia. Venezia era una repubblica e Claudio Monteverdi, nato a Cremona ma ha sempre operato nella città di Venezia, è un luogo culturalmente molto vivo, ci sono tanti teatri, pensate 16 teatri a pagamento nel 600 c'erano a Venezia. E scelgono di creare delle note, delle opere e personaggi più realistici. Qui abbiamo la breve biografia e la storia di Claudio Monteverdi, vi invito a eventualmente fare un approfondimento e un ascolto, ovvero il compatimento di Tancredi e Clorinda. Nasce anche questa forma di opera buffa che si chiama intermezzo comico. Durante gli intervalli delle opere serie, per sollevare lo spirito, si decide di scrivere delle cose un po' più leggere, che poi avranno più successo delle opere serie stesse. Mi invito ad ascoltare Stizzoso mio stizzoso dalla serva padrona di Giambattista Pergolesi, compositore di Jesi. Qui ci sono le pagine verdi dove ci sono i luoghi e i teatri molto importanti da conoscere. Ecco qui abbiamo il basso continuo e i liutai, i primi violini, Guarnieri, Guarneri, Stradivari e Amati, che sono i primi grandi liutai della storia, che costruiscono dei modelli di strumento importantissimi. L'epoca del basso continuo, vi dicevo, cioè una sorta di accompagnamento per quello che erano tutte le composizioni di questo periodo. Qui c'è una competenza digitale, cioè un ascolto jazzistico. Qui abbiamo un brano intitolato Canon, Canone Giga di Pachelbel. L'ho inserito perché è un giro armonico che anche nella musica leggera è stato utilizzato. Per esempio, Vasco Rossi ha scritto sugli accordi del Canone di Pachelbel Alba Chiara e anche i Maroon 5 recentemente hanno scritto su questi accordi, vedete, Do, Sol, La, Mi, Fa, Do, Fa, Sol, Memory, la sonata, come vedete, più avanti vediamo nella pagina successiva che c'è la sonata da chiesa e la sonata da camera. Le caratteristiche sono molto semplici. La sonata da chiesa viene eseguita in chiesa e il basso continuo è dato dall'organo e il primo tempo è lento. Nella sonata da camera il basso continuo è dato dal clavicembalo, strumento a corde pizzicate, o la viola da gamba, e il primo tempo è veloce. La folia è una sorta di tema musicale, poi si scrivono su questo tema e su queste figure,
delle variazioni. Molti compositori hanno scritto delle variazioni. Io ho proposto quella di Arcangelo Corelli, gli strumenti del barocco, vedete, e il primo grande compositore dei tre principali, diciamo, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Di Vivaldi varrebbe la pena di fare una ricerca, però sapete, era un bambino prodigio, grande violinista, prete, rosso di capelli, lo chiamavano il prete rosso. Qui c'è l'intervista. Scrisse tantissime composizioni, pensate, 600 concerti, opere, composizioni sacre e composizioni strumentali. Le più famose sono le quattro stagioni, ovvero quattro concerti grossi dove c'è una piccola formazione che si alterna al tutti. La suite, come vedete, è un insieme di composizioni. Spesso sono ispirate alla danza. Infatti, la corrente, la sarabanda, la giga, l'allemanda sono praticamente delle danze. La fuga, invece, è una composizione molto più complessa che andremo ad approfondire. C'è uno sviluppo molto particolare. Inizia con un soggetto. Poi segue la risposta, poi si inserisce il controsoggetto che fa da idea secondaria rispetto al soggetto, lo svolgimento, ovvero lo sviluppo, gli stretti e il finale. Si possono scrivere fughe su qualsiasi idea musicale. Naturalmente Bach prendeva delle idee o da qualcuno che gli proponeva un tema o da una propria idea. Qui c'è anche una fuga swing. Ma su internet potete anche vedere un fugato sul tema della Peppa Pig. Sarà interessante ascoltarlo insieme. Ecco il grande compositore Johann Sebastian Bach, di nazionalità tedesca, come vedete, nato a Eisenach e morto a Lipsia, famiglia di musicisti, compositore che ha scritto più di 1.000 brani su tutti gli stili musicali. Per cui musica sacra, profana. Qui inizia l'ascolto con i concerti brandeburghesi, continua con un brano per clavicembalo, il preludio, famoso preludio in Do maggiore, una cantata, e poi passiamo a Georg Friedrich Händel. Qui abbiamo un oratorio, e l'oratorio è la parte più famosa dell'oratorio dal Messia di Georg Friedrich Händel, è sicuramente l'Alleluia che ascolteremo e vedremo magari attraverso la LIM. Anche qui abbiamo una musica che sorprende. Händel venne naturalizzato inglese ed era alla corte appunto dei re d'Inghilterra e scrisse la musica per i fuochi d'artificio e anche per i giochi d'acqua, ma poi scrisse anche opere, musica sacra. Infatti qui c'è un ascolto interessante attraverso un'aria intitolata Lascia ch'io pianga, presa dal Rinaldo, un'opera in italiano. Qui c'è la sintesi, come potete vedere, e la verifica che faremo insieme. Poi faremo una verifica scritta a parte. Per quanto riguarda la relazione scritta o orale, scegliete di approfondire un argomento o di fare una sintesi.